edizione dedicata che poi viene distribuita nel Salone del Mobile in oltre 3.000 copie, in cui ringrazio Sabrina perché lei, come Sabrina Frigoli e Chirichetti e altri commercianti, sostengono questo progetto di diffusione, che poi è un interscambio di informazione. E voglio dire che in copertina abbiamo Radio Internet che ci sta dando una mano sulla diffusione della nostra mostra. No, siamo molto contenti di questa sinergia, di partecipare, siamo anche onorati di far parte di questo gruppo che si dà da fare per, appunto, per diffondere la cultura, il bello e anche delle occasioni di socializzazione, perché non è semplicemente una mostra d'arte, ma è molto di più, vero Sabrina? Che è molto di più di una mostra d'arte. Beh sì, certo, è molto di più di una mostra d'arte, anche perché comunque tutti questi artisti, insomma, io li ho conosciuti, ne ho conosciuti tantissimi, anche l'anno scorso quando sono riuscita ad andare alla mostra che hanno fatto, e conoscerli di persona poi è sempre una grande emozione, anzi alcuni sono anche molto timidi, quindi devi cercare di farli parlare, e sono di una timidezza incredibile, però magari poi dopo guardi i loro quadri e sono delle esplosioni di colori, no? Quindi tutta la loro personalità, le loro emozioni, e vengono veramente rappresentate attraverso le tele. Ecco, questo secondo me, questa è la cosa straordinaria di un artista, la capacità di poter manifestare il bello, i pensieri e, diciamo, tutto quello che è il loro percorso su una tela. E questa è una cosa bellissima. Guido è un artista poliedrico, perché naturalmente riesce ad essere uomo capace di poter prendere una matita e lavorare con il carboncino piuttosto che con l'olio, nonché, come abbiamo visto anche le sue ultime opere, addirittura si è inventato un modo per poter far conoscere l'arte attraverso uno strumento che va in giro, che è la moto, la sua Vespina, una Vespina 50 divertentissima, che tra l'altro questa settimana sono riuscita a strappargli, gliel'ho portata via, me la sono fatta imprestare, l'ho portata nella mia vetrina in negozio, e devo dire che tutti si fermano a guardarla, cioè davvero una cosa molto molto bella. Ecco, lui è riuscito anche attraverso, diciamo, l'arte a creare su questa Vespina, insomma, lui ha scelto dei pesciolini, no Guido? Pesci rossi. Ha scelto dei pesci rossi. Allora, la prima Vespina che ha disegnato erano delle trote. No. Questa è la prima, quella che tu è la prima Vespa con i pesci rossi. Poi siamo passati a una seconda Vespa con le carpe coe, perciò con tutta una ricerca particolare di quello che è la simbologia, la ricerca proprio specifica della carpa, il perché hanno scelto questo pesce. E in più adesso c'è in cantiere una terza Vespa, non diciamo cosa. Diciamo cosa perché, ma so che hai tra l'altro anche creato una pagina ad hoc su Facebook, e devo dire, sono rimasta meravigliata, bellissima, complimenti, perché hai delle idee geniali. Grazie. Geniali, come insomma, quest'anno è anche la ricorrenza dei 500 anni di Leonardo, è un altro genio, no? Perché voi artisti siete veramente geniali, non c'è nulla da dire, eh? È vero. E poi vorrei raccontare ai nostri ascoltatori che non a caso questa manifestazione viene fatta il 13-14 di aprile, perché siamo nell'ambito del Salone del Mobile. Esattamente. In concomitanza col Salone del Mobile. Il Salone del Mobile ormai a Milano è diventato un evento importantissimo, è un evento che è un biglietto da visita importante per l'Italia nel mondo, insieme alla Settimana della Moda. E c'è anche il discorso della Milano Design Week, la settimana del design di Milano, e anche qui parliamo di appuntamenti importanti a livello mondiale, e in concomitanza con tutto questo abbiamo questa bella mostra in pieno centro a Milano. Il centro di Milano è cambiato tanto negli anni, in questi 55 anni. Sì, purtroppo sì. In meglio da una parte e in peggio nell'altra, perché riallacciandomi a quello che dicevi te, automaticamente cerchiamo di coniugare quello che è l'arte e l'arredamento. Io, come dire, infatti, nelle tante parentesi, avendo un passato di arredatore progettista, andiamo a toccare quello che è l'ambito dell'arredo, della casa. Perciò noi all'interno abbiamo diversi
artisti che non solo sono anche ceramisti, perciò abbiamo delle tecniche delle tecniche di riciclo, incisori, insomma a 360 gradi. Allora perché scegliere in concomitanza del Salone del Mobile? Automaticamente perché arte e arredamento è un connubio di architettura, cioè è tutto un insieme. La cosa è molto più complicata perché essendo un periodo ad alta densità di visitatori, complica diciamo a livello organizzativo. Cambiata Bagutta perché purtroppo prima via Bagutta era una via un po' più chiusa, adesso hanno aperto altre attività commerciali. Ecco, però questo ha sottratto spazio. Se prima eravamo quasi in 100 artisti, adesso siamo 65, delle volte veramente arrancati nei piccoli spazi. Questo ha danneggiato un po' noi, essendo una via nel cuore di Milano, al centro della moda, sarebbe stato bello che rimanesse anche al centro della cultura in sé, perché vestire un'idea, vestire un quadro è come portarsi a casa un vestito. Più è interessante e più viene coniugato meglio nell'ambito della casa. Ecco, quindi tutte queste cose che vengono raccontate da Guido Martello Poggiani, possiamo...